Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. La settimana scorsa in questo video ho mostrato una carta che riguardava tutti i tagli strada previsti per i lavori della fibra ottica e anche alcuni di Enel. Ho chiesto per una maggior trasparenza nei confronti dei cittadini di pubblicarli sul sito istituzionale del comune. Una nuova richiesta che ho fatto all'ufficio è quella di installare questi fogli all'interno delle bacheche del comune, in modo che così anche chi non ha la possibilità di entrare all'interno del sito istituzionale li possa vedere. Spero che questo venga fatto e in modo che così tutte le persone possano sapere quali sono le strade che vengono tagliate. Veniamo agli eventi del fine settimana, video piuttosto breve, poi settimana prossima mi dilungherò un po' per il discorso delle elezioni europee che si terranno sabato e domenica. Invece gli eventi di questa settimana sono: questa sera nella sala pluriuso della biblioteca comunale l'AMPI propone, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Matteotti 100, un incontro con Beppe Nigro e Claudio Mezzanzanica, apertura della mostra alle ore 20 e incontro alle ore 20:45. Incontro molto importante nei 100 anni dalla scomparsa e della morte dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sempre questa sera, però, al Cinema Teatro Martegani di Cherate, il Comitato Genitori propone il saggio finale di musica alle ore 20:45. Da giovedì 30 maggio a lunedì 3 giugno la festa del Santuario della Madonna della Selva. Incontri, musica, sport e la processione mariana a conclusione. Il servizio bar e cucina attivi per tutte le serate. Per informazioni, la festa si apre domani sera con l'arrivo della fiaccola al Santuario della Madonna della Selva alle ore 19 e la messa alle ore 19:15. Sabato 1 giugno, sempre il Comitato Genitori propone nella palestra comunale la festa di fine anno del mini basket dalle ore 14 alle ore 16. Si sfideranno tutti gli atleti divisi in due team. Domenica 2 giugno è la festa della Repubblica e ci sarà in piazza Mercato, piazzale della Repubblica, il tradizionale mercatino hobbistico organizzato da Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale dalle ore 9 alle ore 16. Io, in qualità di sindaco, rappresenterò il nostro paese, quest'anno non a Roma ma a Varese, alla manifestazione organizzata dal prefetto. Giovedì 6 giugno ATS Vallelona, in collaborazione con l'amministrazione comunale, propone l'incontro dal titolo Nonni in Jeans, per facilitare il nuovo legame affettivo che nasce tra nonni e nipoti. Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Fagnano City Camp presso le scuole Salvatore Roux, partenza dal 1 luglio al 30 agosto, con 60 posti disponibili a settimana. Ricordo inoltre che domenica prossima ci sarà anche la festa dello sport, che per il primo anno si farà nella località Calipolis, dove c'è la Prodo dei Calimari in valle. Non mi resta altro da aggiungere, io mi auguro che con la fine di maggio finisca un po' anche questa insolita stagione delle spiogge e ci sia un po' più di sole, un po' più di estate per tutti. Vi auguro un buon fine settimana, una buona festa della Repubblica, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.